come la goccia che scava la roccia. Si potrebbe definire così l'opera che il Comitato Cittadino Salviamo l'Ospedale di Castellaneta è riuscita a portare avanti. Due mesi di appelli e incontri e raccolta firme, iniziative semplici se analizzate bene, ma che sono riuscite nel loro intento, risvegliare una coscienza civica a salvaguardia di un bene pubblico come l'ospedale. Il primo livello è un risultato inatteso e soprattutto insperato per una comunità di cittadini e associazioni che non ci ha pensato su due volte ad attivarsi, mettendoci anche la faccia a Bari. Ed ora, accantonati timori e angosce per la sorte dell'ospedale di Castellaneta, quegli stessi cittadini si sono abbandonati alla gioia, forti di un obiettivo raggiunto grazie al lavoro di squadra anche con il mondo delle istituzioni, che però si rivela essere solo il primo passo di un percorso a tutela dell'unico presidio di primo livello della provincia. La gente ha capito che non avevamo legami con la politica, non avevamo interessi particolari, si è trattato veramente di qualcosa di spontaneo. E ogni giorno ci siamo resi conto, anche perché è stato fatto tutto in tempi così brevi, e non avevamo neanche tempo di organizzare in una maniera più organica, più diciamo meglio architettata la cosa. Ci siamo basati veramente sulla spontaneità, non potevamo fare diversamente. Ogni giorno però ci siamo resi conto di quella che era la risposta. Probabilmente, io quello è il merito che attribuisco al comitato, quest'onda spontanea della gente ha preso e coinvolto anche i politici e le istituzioni. Sono stati loro che sono venuti al nostro seguito e hanno dovuto dar conto a 6.000 persone che su un gruppo di Facebook in pochi giorni hanno aderito, e a 11.000 firme ci siamo fermati. Io ne ho tantissime che non abbiamo consegnato più ad Emiliano, ma sono veramente tante, e mi ha chiamato, per esempio, mi hanno chiamato a Ginusa, avevano altre 1.500 firme che non abbiamo dato, è proprio una valanga di firme. A dire la verità, quando le istituzioni o i partiti politici ci hanno chiesto di collaborare, non abbiamo mai negato niente a nessuno. Io sono andato nella sede del PD, ho incontrato Mazzarano perché era l'unica occasione che avevo per incontrare quello che è il capogruppo del partito di maggioranza, e con estrema schiettezza gli ho detto che se ci fosse stato qualcosa di positivo avrebbe potuto prendersi i meriti politici, se ci fosse stato qualcosa di negativo avrebbe dovuto prendersi anche i demeriti. Ma lo stesso atteggiamento molto propositivo l'hanno avuto altri, i gruppi di 5 Stelle. Non abbiamo avuto preclusioni nei confronti di nessuno, né nei confronti delle istituzioni, perché io mi sono sentito più volte con Giovanni Gugliotti, ma anche la Balestra, siamo stati invitati alle varie conferenze, siamo stati invitati da tutti, perché tutti hanno capito qual è stato il ruolo di questo comitato. Da oggi si comincia a guardare al futuro con un piglio diverso dunque. Le tabelle che sintetizzano il nuovo piano di riordino del resto parlano chiaro. Per l'ospedale di Castellaneta sono previsti potenziamenti e introduzione di nuovi reparti. Un passo in avanti dunque, che se confermato anche dal governo centrale, chiama il presidio, il suo personale e i cittadini di un intero versante a sostenere